like a Hellcat. Ragazze, come state? Spero bene. Allora, qui il tempo è decisamente da schifo, proprio da schifo. Sta piovendo dalle 3 di stanotte. Per fortuna ieri io avevo lasciato la biancheria fuori e all'ultimo momento mi sono ricordata che c'avevo fuori e l'ho ritirata praticamente. Devo stare ferma con questo telefonino, se no vi faccio ondeggiare. Comunque vi volevo dire che andremo a fare oggi 2 video, un svuota la spesa e un dei prodotti finiti, perché ho finito un po' di roba e poi togliere, perché io qua vedo il casino nella verandina, non ci capisco più niente. Comunque adesso vi faccio vedere cosa ho comprato a questa fame. Adesso giro il telefonino. A dopo ragazze. Eccomi ragazze, adesso vi faccio vedere cosa ho preso da questa fame. Allora, ho preso per il WC. Questo, cioè, non è una novità, io le compro sempre queste del Vicinet, stufe Active azione completa, schiuma super pulente, efficace, igienizzante, profumo continuo. A me piacciono perché hanno questa fantasia di fiorellini. Sono questi, ne ho presi 2, questa alle rose e questo al lime, al limone. Eccole qua. Io ragazze le trovo decisamente ottime, poi hanno un pece, un pegacin fantastico, sono questi bei fiorellini. Poi mi sono presa 2 detersivi per i piatti, perché il mio sta quasi alla fine e non ne avevo più. Allora ho ripreso, che è antiodore, il sole piatti alla animazione aceto. Io amo tanto l'aceto, mi piace, io nei piatti ce lo metto sempre perché li sgrassa e li profuma. A me quello al limone non mi piace tanto. Poi ho preso un'altra novità sempre per i piatti, che non l'avevo mai vista e non l'avevo mai comprata, ed è della Svelto, il titanium concentrato di potere in ogni goccia, sgrassante a lunga durata all'aceto, e sarebbe questo è il prodottino. E ce ne sono altri di altre fragranze, ma io ho preferito comprare questo qui. Quando lo proverò vi dirò com'è. Io lo proverò con i guanti, ragazze, perché a me qualunque detersivo mi fa da fastidio alle mani. Poi lasciamo perdere, questo è il volantino che io mi sono presa, che poi andrò a guardare. Mi sono presa 2 paia di guanti, questi sono felpati, praticità e convenienza. Io prendo la taglia piccola e sono questi qua. Ne ho presa 2 paia, 1 e 2. Poi, dato che l'avevo finita, mi sono presa l'alluminio della Cooking, questo qua. Poi ho trovato gli ammorbidenti a 99 centesimi e me ne sono presa 2. Io sono una fanatica degli ammorbidenti, ragazzi, mi piacciono un casino. Questo è un formato risparmio ed è ammorbidente e concentrato. Questo è Creation ed è, vediamo un po', questo qui. Ho preso questa fragranza e poi ho preso questo. Ho sbagliato, questa è alla Capunula selvatica e bergamotto, questo qui. E questo invece è all'orchidea viola e mirtilli. Non so che odore hanno, non li ho sentiti, che c'è una signora che mi guardava. Poi ho preso i miei soliti dischetti della make up, questi non possono mancare. Due pacchi di assorbente della Nuvenia, questi qua. Poi ho preso, camminando, spero che non sia la vaniglia,
preso della Lenore i nuovi ammorbidenti che sono usati, che sono nuovi, ed è il Lenore al tramonto estivo di Panarea, questo qui. Ragazzi, io non l'ho adorato perché c'era questa signora che mi portava. Allora, quando io compro gli ammorbidenti alla cieca, non so mai, fantastico, non è alla cieca. Quando lo proverò di capi, vi dirò, ragazze, è questo qui. Anche il Pegacin che c'è, ma praticamente chiamato. E sono già per ammorbidenti. Ok, una busta l'ho finita. Poi ho comprato due bagnoschiuma della Dove, che io amo estremo, compro solo per me, non li cambio. Questo è un bagno doccia di bellezza ed è alla crema idratante, questo qui, e ce ne deve essere un altro da qualche parte. Ok, e ho comprato questo qua, che è... questo è alla crema di pistacchio e magnolina, bagno doccia idratante, è pistacchio, l'ho preso, non manco, adorato. Infatti sa al pistacchio, eccolo qui, ragazze, e mi sono pure toccata un attimo. Allora, e sono due che io andrò a conservare. Poi ho preso il mio amato, e dico amato perché io ce n'ho già due, e uno è con la profumazione azzurra e l'altro è con la profumazione viola. Me ne sono preso un altro perché lo trovo letteralmente fantastico. Ace non avrebbe potuto creare qualcosa di fantastico. Io prima, quando mettevo il detersivo per i pavimenti, ci dovevo mettere un tappino di Ace Gentile. Adesso non metto più niente, metto solamente lui, che ho ricomprato, che adoro la profumazione, e igienizza, e poi è senza candeggina. Io cerco proprio così. Eccolo qui, ragazzi, se lo trovate ve lo consiglio, è buonissimo. Oltre al fabuloso, che io stramo anche lì. Poi, dato che avevo finito il detersivo della lavatrice per i capi scuri, perché sapete che io per i bianchi uso quello in polvere, perché quello liquido non mi piace, mi sono ripresa il mio soft full color, questo qua. Questo è 2 litri e 5 ed è più concentrato, senza enzimi attivi, color salto, questo qua. Poi, dato che l'altra volta vi ho mostrato che mi avevo comprato la schiuma Pantene, è come dire, devo dare ragione a una youtuber, praticamente a te, Veronica, se mi ascolti. Lasciamo perdere, non mi piace per niente, invece di sistemarmi me li scende. Troppo l'ho comprata e la devo consumare, però me la sono andata a ricomprare la mia solita schiuma, che trovo veramente fantastica, ed è questa qua della L'Oreal Studio Line Power Ricci Mousse Forma Ricci. Questa definisce Ricci una meraviglia. E un'altra busta va via. Poi avevo finito gli Scottex e li ho ricomprati, e mi sono presi questi acqua e sapone, che sono tre, queste qua. Ne ho presi due pacchi, eccoli qua, mi è caduto qualcosa. E poi ho preso due confezioni sempre d'acqua e sapone 200 stick di Cotton Fioc. Questi qua io li uso quando mi macchio con il trucco, faccio le definizioni, uso un po' queste qua. E poi un altro pacchetto sempre di assorbenti della Nuvenia e un altro sempre del Cotton Fioc. Bene, ragazzi, questa è stata la mia mini spesa d'acqua e sapone. Spero che
i detersivi che vi ho mostrato vi abbiano dato spunto, non lo so, per comprarli per qualcosa. Se qualcuna usa uno di questi detersivi, me lo scriva nell'info box, mi dice come si trova. Io sinceramente con loro mi trovo perfettamente bene. Adesso dovrei provare questo qui, che sono curiosa. Bene ragazze, io vi lascio, vi do un bacio, ci rivediamo al prossimo video. Se la avete a piacere, iscrivetevi al mio canale, così fate crescere me e il mio canale. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdere tutti i video che io caricherò. E che dirvi ragazzi, lasciatemi tanti like e un bel commentino, così mi fate capire che il mio video vi è piaciuto. Adesso vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!